me down, knock me out, make me feel shy. Karl Lagerfeld amava il Principato di Monte Carlo e la sua atmosfera preziosa e sofisticata che rimandava alle storie del passato, a quell'eleganza unica e inconfondibile dei divi del cinema e del jet set, Grace Kelly prima fra questi. Ma il grande couturier tedesco, naturalizzato parigino, scomparso il 19 febbraio 2019, per oltre 35 anni saldamente alla guida creativa di Chanel, il marchio da lui riscritto e reinventato negli stilemi che fecero un tempo la fortuna di Coco e oggi amati dalle più internazionali e giovani mademoiselle di tutto il mondo, adorava anche l'energia, la forza e l'eleganza disinvolta e più sportiva delle nuove generazioni. Appare così come il più sentimentale e sentito degli omaggi la nuova collezione Cruise 2022-2023 di Chanel, disegnata da Virginie Viard, un tempo solidissimo braccio destro di Lagerfeld, oggi alla direzione creativa della Maison, e presentata ai primi di maggio negli esclusivi spazi del Monte Carlo Beach Club. Alle tute in seta o in tessuto tweed, per la casa un vero cavallo di battaglia, si affiancano completi blazer e micro shorts arricchiti dai simboli e dagli accessori tipici della doppia C, che sfilano davanti al pubblico seduto su candide chaise longue rigorosamente allineate sulla spiaggia o sul pontile. Le borse hanno la forma delle racchette da tennis, le scarpe esibiscono invece una punta, proprio come quelle usate dal balletto di Monte Carlo. Tutto appare come un omaggio allo stile, anche di vita, della capitale della Costa Azzurra. Tell me what you really like. E dedicati a Lagerfeld sono gli abiti lunghi, a volte decorati da candidi colletti, per lo stilista una vera passione, proprio come i fiori che ritornano in collezione che Lagerfeld coltivava nella sua villa La Vigie, amata e frequentata anche da Caroline di Monaco e da sua figlia Charlotte Casiraghi, oggi neo ambasciatrice della Maison. È qui il dopo party, filmato da una coppia di assi della cinematografia mondiale come Roman e Sofia Coppola, interpreti dietro la macchina da presa di una collezione destinata a mettersi sulle orme di un bel tempo passato eppure ancora oggi modernissimo, che si tratti di moda, di cinema, di Costa Azzurra o di Karl. Leggende tutte destinate a non passare mai di moda. I've been scared of love and what it did to you.